Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di MeteoOne. Come possiamo notare dall'immagine satellitare, l'alta pressione che ha portato bel tempo su gran parte dell'Europa centro-occidentale è stata erosa da un'intensa perturbazione artica. La stessa perturbazione, nel suo ramo più meridionale, sta interessando marginalmente anche il centro-nord Italia. Elle, nelle prossime ore, giungerà sul sud della nostra penisola. Ma ora andiamo a vedere il tempo sulle nostre due regioni. Per giovedì 3 novembre. Una blanda perturbazione dal nord Europa giungerà sulle nostre due regioni durante la giornata, con possibilità di deboli rovesci sulla Puglia settentrionale, di moderata intensità sul Gargano. Sul resto delle due regioni, cieli da poco nuvolosi a nuvolosi, con assenza di precipitazioni. Temperature stazionarie o in leggero aumento, le massime. In aumento di 3-4 gradi le minime. Venti deboli dai quadranti occidentali, con rinforzi sull'arco ionico e Salento. Mari da poco mossi a mossi, lo Ionio e il Canal d'Otranto. Ma ora andiamo a vedere la nostra foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli che ci invia questi due scatti. Si tratta del tratto terminale dell'Idume, il fiume sotterraneo di Lecce, nascosto dalla classica vegetazione di canne, che come possiamo vedere dalla seconda foto, poi sfocia nel mare di Torre Chianca. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleapula, oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.